Il Ponte di Genova, da tragedia a speranza futura, in un mix di arte, tecniche e filosofia. È stata inaugurata al Palazzo della Provincia la mostra didattica Il Ponte, realizzata dagli alunni dell'Istituto Superiore Bragaglia di Frosinone. L'importanza di questa mostra che oggi inauguriamo a Frosinone, nell'androne del Palazzo della Provincia, assume un ruolo importante all'interno di un percorso che noi abbiamo iniziato subito dopo che il ponte Morandi a Genova è crollato. Abbiamo lavorato intorno a un'idea, diciamo già da settembre, quando i ragazzi sono rientrati, abbiamo cominciato a lavorare intorno a questa idea della ricostruzione. Diciamo che questa mostra vuole rappresentare, come il titolo documenta, un ponte tra che cosa? Innanzitutto un ponte fra 800 e 900. C'è stato un movimento culturale che si chiamava Die Brücke, che significava proprio il ponte e che permetteva agli artisti di passare dall'impressionismo romantico all'espressionismo. E questa è la caratteristica fondamentale di questa mostra, un ponte, parafrasando quello che diceva Federico Nietzsche nel Così parlò Zarathustra: l'uomo è un ponte tra una bestia e qualcosa di angelico. Bene, rafforzare questi legami tra l'incontro e la possibilità, per esempio, la bandiera lo documenta, delle altre nazioni, significa legare e rafforzare una condizione di speranza e una prospettiva completamente diversa rispetto allo scontro di civiltà che ci è stato imposto da molti anni. Queste opere sono state fatte in una maniera, anche ingenua, però un'ingenuità genuina, perché le cose fatte in questo modo, anche da persone che non hanno mai avuto la possibilità di avere una scuola giusta per capire cosa significa la pittura, è degna anche questa di attenzione. Tutto ciò che si fa, anche un segno, che poi i segni spontanei che si chiamano segni randomici, questa spontaneità, questa ingenuità ha anche questo un valore. Giovani artisti in crescita. Il liceo artistico, con questa mostra di fine anno, dimostra quanto sia importante l'educazione all'arte e quanto sia complessa. Sono felice di essere qua per dimostrare la vicinanza tra le istituzioni, l'Accademia e il liceo artistico. L'idea di ricostruzione dopo il terribile crollo dello scorso agosto, da interpretare quindi con fantasia e creatività. Il lavoro più rappresentativo è stato quello della di questa passerella fatta con le bandiere. La ragazza ha avuto un'intuizione, io direi geniale, perché quando si costruisce una passerella, quando si trova l'uomo che la deve attraversare, si trova di fronte a un ostacolo, che può essere un baratro, può essere un fiume, un torrente. E che cosa si costruisce questa passerella per poter attraversare? Come si costruisce, però? È un lavoro che non si può fare da solo, bisogna farlo insieme. E lei, mettendo tutte quelle bandiere insieme sulla passerella, ha espresso il concetto dell'unione. Abbiamo cercato, ecco, di realizzare, dare uno spessore, ecco, a questo evento. Ci siamo dedicati, ecco, fino a poco tempo fa nella realizzazione dei lavori, e adesso fino a qualche giorno fa siamo stati anche qui ad operare per l'allestimento, quindi abbiamo veramente dato tutto noi stessi per questo lavoro, che sicuramente è qualcosa di spettacolare, anche io direi rivoluzionario e in linea con i nostri tempi. Presente all'inaugurazione della mostra didattica Il Ponte, il presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo. Una mostra molto molto importante, ma soprattutto ricca di significato. Il ponte quale simbolo di unione tra popolo, culture, religiose, ma soprattutto per invitare all'inclusione e alla condivisione. Anche un momento musicale realizzato sempre dagli alunni dell'istituto, quindi una bellissima iniziativa, testimonianza dell'eccellenza e del valore delle nostre scuole, dei nostri docenti, del nostro personale scolastico, dei nostri dirigenti e soprattutto dei ragazzi.